Carissimi amici, ben ritrovati in questo piccolo spazio della Facoltà Pontificia San Bonaventura in Roma, dedicato alla Cattedra Colbiana. Avremo un incontro importante nella nostra facoltà il 4 maggio alle ore 16. San Massimiliano Colbe tra fede ed evangelizzazione. Come sapete, la nostra Cattedra Colbiana, che è un istituto della nostra Facoltà di San Bonaventura, si occupa da anni di convegni di approfondimento sulla figura di Colbe. Quest'anno la Chiesa ci propone due grandi riflessioni, la fede e l'evangelizzazione. Vogliamo cercare di capire insieme come questo grande santo che Giovanni Paolo II definiva il patrono dei nostri difficili tempi, qual è appunto il contributo di questo grande santo in merito appunto alla fede e all'evangelizzazione. Avremo con noi due docenti di grosso spessore, sarà con noi il padre Michalis Martoni, che è il direttore dell'Istituto di Spiritualità della Pontificia Università Gregoriana, dunque un personaggio molto noto, un esperto molto conosciuto in tema di spiritualità, che ci farà capire come attualizzare il pensiero e la spiritualità stessa di Massimiliano Colbe oggi. Poi avremo un docente della nostra facoltà, il padre Giuseppe Giunti, che proverà ad attualizzare il messaggio di Colbe nell'oggi della Chiesa. Dunque invito tutti voi a partecipare a questo momento importante di riflessione, proprio perché la Chiesa ci propone queste due grandi tematiche che noi cercheremo di leggere con le lenti del grande martire di Auschwitz. E ovviamente modererà la nostra professoressa Anna Maria Calzolaro, dico nostra perché è docente della facoltà e collaboratrice della Cattedra Colbiana, un'esperta in mariologia che dunque guiderà sicuramente al meglio questo nostro convegno, che sarà poi concluso dal preside, il padre Domenico Paoletti, che tirerà un po' le conclusioni rispetto a quello che i due relatori e la moderatrice avranno espresso. Invito a tutti voi per questo approfondimento della fede, dell'evangelizzazione, secondo la testimonianza di Massimiliano Colbe.